Bene ragazzuoli, buongiorno da Avventure Boreali. Eccomi qua, ogni tanto ricompaio. Oggi è domenica, buona domenica a tutti. E ho solo 4 minuti di schedina per parlare. Allora, vediamo se regge la schedina. Bene, ho cambiato la schedina, adesso posso continuare a registrare. C'è un sole pazzesco. E niente, quindi volevo parlare con voi riguardo i motivi per cui sono ritornato qua in Italia. Beh, sicuramente dovevo già ritornare in Italia dopo settembre, però ho voluto provare il nuovo lavoro a Gaylo lì per l'ennesima volta, perché era una buonissima opportunità, però le cose non sono andate come speravamo. Ci hanno offerto una cosa e poi si è rivelata un'altra e quindi siamo ritornati. È difficile stare in giro al mondo, viaggiare, stare in giro magari con il camper senza lavorare. Cioè, lavorare bisogna, perché i soldi non te li dà nessuno ed è difficile prendere soldi. Tutto il mondo è paese, il lavoro è uguale. Noi, io e la Mari, lavoriamo nel campo della ristorazione e dell'hotel, quindi è difficilissimo, è difficile trovare il lavoro perfetto. E quindi ne abbiamo cambiati tanti, siamo andati a destra, a sinistra, siamo andati su, siamo andati ovunque. Adesso non parlo del futuro, però avrò delle altre possibilità. Vediamo cosa succederà. Vi racconto solamente perché siamo ritornati qui. E non c'è niente, non devo aspettarmi né giudizi da nessuno e né sentirmi giudicato. Questo è, ma ci mancherebbe. Io sono tornato per abbracciare i miei genitori, perché i miei genitori hanno fatto tanto per me e adesso nel momento del bisogno, perché è una situazione. Ho una situazione abbastanza problematica qua in casa e quindi mi è sembrato giusto di ritornare. Non so per quanto tempo, sicuramente per qualche settimana sabbatica, sicuro, per qualche mese, non lo so. Lo vedrete comunque. Perché c'è il sentimento di riconoscenza. La riconoscenza dovrebbe essere in ognuno di noi. Conta tanto pensare alla propria vita, però essere riconoscenti è una grossissima cosa. Boh, fatto questo, quindi sono tornato e quindi anche per godermi un po' di sole come oggi, domenica 25 ottobre. Poi, altre cose. Un'altra cosa che mi preme a dire è che noi siamo partiti con un budget, lo sapevamo, il budget, quello che avevamo come cash, come banca, avevamo un camper, quindi lo sapevamo quanto potevamo durare in giro e partivamo col workaway, quindi con volontariato, ma poi dovevamo trovare lavoro, perché non si vive di aria. La gente sta in giro, in viaggio, sembra che sia tutto semplice, tutto perfetto. Si vive di aria, si va in giro, ma si bisogna lavorare. Cioè, uno deve stare in giro, deve lavorare, deve trovare lavoro. Non è facile. Bisogna essere, cioè, così. Anche se uno ha un budget.
farsi vedere che uno viaggia e vive di cosa non si sa. È ingannevole, attenzione, perché ci sono tanti canali YouTube che fanno vedere il giro per il camper a destra manca il mondo e si divertono e via, tutto bello e perfetto, bim bum bam, e basta magari fare un po' di avventure così improvvisate, estreme, anche se si puoi dire. Però ragazzi, spiegate che ci vuole un budget, spiegate che ci vogliono i genitori dietro che acconsentono e che magari addirittura vi aiutano. Non è il mio caso, o in maniera limitatissima, e quindi bisogna spiegarci, cioè bisogna spiegarci bene, cioè che cosa vogliamo fare, perché sennò altrimenti la gente crede che basta prendere un camper usato, partire e si può viaggiare indistintamente. No, bisogna lavorare, purtroppo bisogna lavorare, e quindi è quello che mi fa pensare, no? A sto punto è meglio lavorare in giro per il mondo per stare in giro nel mondo, oppure è meglio lavorare da dove si è partiti in Italia e poi farsi il viaggio di un mese, due, dove si vuole, perché non siamo mica tutti super youtuber affermati, che magari uno dice beh io viaggio e prendo soldi in giro. No, non si va così. Non va così, cioè chi è che me la paga la... Cioè costa stare in giro nel mondo, costa la benzina, costa vivere, costa mangiare, costa tutto, costa. Quindi bisogna far vedere le cose come sono, insomma. Cioè, e poi mostrarsi a tutti i poverini, poverelli, in cerca di elemosina, in cerca di questo quant'altro, vabbè, ognuno può fare quel cavolo che vuole, però sinceramente a me interessa, non ho nessun problema a far vedere quello che mi succede nelle vittorie, le sconfitte, tutto, perché un giorno la pensi in una maniera e un giorno magari cambi idea, perché è normalissimo, quindi non vedo perché devo nascondere o mettere alcune cose da dire in base alle convenienze personali. Vabbè, comunque lasciamo stare, va. Queste sono cose che possono anche non interessare. Comunque ecco, adesso io sono in Italia, mi godo un po' e devo stare attento, devo curare un po' Ugo e vedere cosa. Eccolo qua, Ughetto, Ugone. Devo curare Ugo, devo fare le visite, devo mettere a posto il me stesso. La Mari è in Salento dai suoi genitori e niente, così è. Cos'altro? Può provare sta video. Adesso devo decidere il camper, è rimasto in rimessaggio a Östersund. Sono sceso con la nuova Skoda e quindi quando sarà il momento di ritornare su riprendo la Skoda. Ci avrei anche la Toyota, che ha già passato un inverno svedese, quindi ne sa qualcosa, però la Skoda ha già le gomme chiodate che mi aspettano a Geilo in Norvegia, le ho lasciate là per il cambio. E ecco, GoPro resta video.
No. Dai, su. No. No. No, Ugo. No. No. No.